Buonasera a tutti i nostri amici appassionati della Formula 1 e benvenuti in una nuova puntata, la numero 4 di Paddock GP. Questa sera siamo a voi, Raffaello Caruso, assieme ovviamente Chiara Zambelli e Vincenzo Simonelli. Ciao ragazzi. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, quest'oggi, come avrete notato dal titolo, parleremo sì del GP di Gran Bretagna, andando a prendere spunto un po' da quelli che sono stati i colpi di scena di questo weekend, ovvero la Spring Qualifying, quindi se da bocciare o meno come format, l'incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, una Ferrari che è stata praticamente da sogno con Charles Leclerc che ha dominato in testa per 50 su 52 giri di gara, e poi andiamo a tirare le somme per quelle che sarà il prossimo GP di Ungheria. Ma non saremo soli questa sera. Due settimane fa, nella puntata numero 3, abbiamo avuto il giornalista e scrittore Luca Dalmonte. Questa sera, rimanendo sempre in ambito Ferrari, abbiamo con noi Amos Laurito, team analyst di Ferrari Sports. Ciao Amos. Buonasera, mi sentite? Forte e chiaro. Sì, sì. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui. Il piacere è tutto nostro, ovviamente, siamo onorati di averti qui e andiamoci, avviamo su questa puntata numero 4, come appena detto, tirando un po' le somme di quello che è stato. Io ti metto intanto sul grande schermo perché sei l'ospite, è giusto così. Parlando un po' del GP di Gran Bretagna, che ha avuto tanti colpi di scena. Innanzitutto è stato un weekend particolare perché abbiamo avuto l'ingresso di questo nuovo format, che è la Sprint Qualifying, che è andato a rivoluzionare un po' tutto il contesto generale del classico weekend di gara tra venerdì, sabato e la domenica, con delle qualifiche che hanno sostituito le classiche FP2 del venerdì e la Sprint Qualifying che ha sostituito le classiche qualifiche, che alla fine non è altro che una sprint race, che un po' va a copiare quella della Formula 2, con 100 km che a Silverstone equivalgono a un 17 giri circa. E poi c'è stata la gara, ovviamente gara che al primo giro si è infiammata col patatrack, l'incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Poi abbiamo visto, dopo la bandiera rossa, la ripartenza di Charles Leclerc, che dall'incidente ha approfittato di quello che è stato il patatrack tra i due contendenti al titolo mondiale, si è preso la prima posizione, è stato in testa per 50 su 52 giri, tantissimi per una SF21 che è figlia dell'SF1000, ma una figlia uscita bene, però poi purtroppo, ahimè, Lewis Hamilton è arrivato e ha preso la posizione, però ha fatto sognare tutti noi tifosi ferraristi e non solo, anche gli amanti della Formula 1. Intanto salutiamo Luca Tabacchini. E tornando proprio a quello che è stato il colpo di scena iniziale, Amos, io volevo sapere da te cosa ne pensi tra l'incidente tra Max e Lewis, che tu di gare ne hai fatte tante, seppur nel virtuale, sì, ma anche nel reale ne hai fatte tante. Volevo sapere un po' da te il commento di questo incidente. Insomma, bene, partiamo subito col botto. Ho fatto un video proprio uscito oggi e ne ho già parlato proprio la domenica sera, a caldo, a tiepido, non so esattamente come dire. Lì, in quel preciso momento, ho detto no, non è tutta colpa di Hamilton come vogliono far sembrare tutti, diciamo, perché c'è sempre il discorso di Hamilton, macchina migliore, eccetera, no? Quindi al momento, anche adesso, vi dico, la colpa non è al 100% di nessuno dei due, 60% per me Lewis, 40% Max, perché ci sono dei regolamenti che, se presi alla lettera, danno ragione a Lewis, e dei comportamenti fatti proprio da Lewis, per esempio come non arrivare al cordolo, perché non c'è arrivato, non l'ha fatto apposta, ma non arrivava alla punta del cordolo, diciamo alla corda, scusate, che hanno fatto sì che il contatto avvenisse. Quindi per me la colpa è forse più su Hamilton, ma è un incidente di gara, quello penso. Quindi secondo te non ci stava neanche la penalità di 10 secondi come gli è stata inflitta? Allora, dal momento che dai una penalità, però io onestamente l'avevo data più pesante. Mi mancano tanto le penalità come i drive-thru o lo stop and go di 10 secondi senza poter fare nello stesso momento anche la sosta, e quindi una penalità molto più pesante. E come ha detto un ragazzo che ho letto, mi sembra poco fa, dove ho letto poco fa, lo stop and go da scontare nei prossimi tre giri, una cosa che ormai è scomparsa. Scontarla in tre giri ti faceva magari cambiare gomme, ti faceva stare dietro a del traffico e quindi molto probabilmente non avrebbe vinto
lo stesso Lewis. Quindi dal momento che dai una penalità, anche se sono d'accordo con l'incidente di gara, allora deve essere più pesante di 10 secondi, perché 10 secondi Hamilton ci fa un baffo. Gli fa un baffo. Sì, esattamente. Infatti anche Helmut Marko, ovviamente questo, intanto salutiamo Luca Tabacchini, chi sta iniziando a guardare, Luca Tabacchini, e Carmine Grandizio, membro della scuderia Ferrari Club di Catanzaro. Come diceva oggi Helmut Marko in una dichiarazione per la Gazzetta dello Sport, lui ha detto che era un po' contrario ai giudici di gara, che sono stati un po' incoerenti, perché non dovrebbero basarsi tanto sul contatto in sé, quindi quello che è stato tra Lewis e Max, ma quello che ne è poi il risultato finale, quindi in base al danno subito dal pilota tirare poi le somme e non basarsi sul regolamento standard, ovvero c'è quel tocco, c'è quella penalità di 5-10 secondi, però più è grave il danno, più dovrebbe aumentare la penalità. Come hai detto tu giustamente, come ho riportato anche io ieri in un'altra live in cui ero ospite con gli amici di F1World.it, che saluto, abbiamo commentato tanto questo incidente, perché fa scalpore, alla fine un po' come fu quello nel 2019 tra Vettel ed Hamilton in Canada, molto molto memorabile. Sì. Praticamente lì non puoi dare quella penalità. Ancora male. Ieri... Esatto, ancora duale soprattutto a me. Però con l'incidente di Hamilton, un po' quei 10 secondi erano nulla su quella Mercedes o su una Red Bull. Fosse stata a parte inverse, su Verstappen sarebbero costati nulla. Magari se lo dai a una Aston Martin, a una Williams, a un Alpine, lì magari pesano un po' di più 10 secondi. Però su queste vetture, che ormai sono alla vetta, stanno combattendo solo loro, un po' 10 secondi sono un po' una presa in giro. Uno stop and go, come hai detto tu bene poc'anzi, avrebbe cambiato molto le carte in gioco, le avrebbe mescolate abbastanza. Ora non so se Chiara ha qualche domanda da farti riguardo questo incidente. Intanto salutiamo Antonio Truppo e Livio Costanzo, che ci segue sempre. Ciao Livio. Sì, guarda, porto un ragionamento che ho letto oggi, non tanto sull'incidente, ma più sulla bandiera rossa, perché un po' in giro è stata fatta un po' di polemica per questa bandiera rossa, perché si diceva è la bandiera rossa, in condizioni d'asciutto, si poteva fare solo la safety car, eccetera, eccetera. E oggi leggevo una riflessione di un giornalista di Race Fans che diceva: il problema non è tanto l'esposizione della bandiera rossa, che andava esposta perché non si conoscevano esattamente le condizioni del pilota, c'erano delle barriere da riparare, ma è più che altro la questione del poter operare sulla macchina durante il regime di bandiera rossa, perché lui diceva: questa azione è nata nel momento in cui un incidente grave fatto con un cambio di condizioni atmosferiche porta all'esposizione della bandiera rossa, i team possono cambiare gomme o quant'altro a seconda del cambio delle condizioni atmosferiche. Quindi vi chiedo, partendo appunto poi da Amos, poi anche Vincenzo e Raffaello, se volete dire la vostra. Sarebbe giusto, secondo voi, cambiare quella regola che dice che si può mettere mano alla vettura durante la bandiera rossa? Io sono d'accordo. Allora, la bandiera rossa per me era giusta, mettiamola così, prevede solo semplicemente delle barriere. Sì. Poi... assolutamente d'accordo sul fatto di, anzi non è in d'accordo, sono in disaccordo sul fatto che possano cambiare gomme, possono intervenire sulla vettura. Non si può fare tra qualifica e gara un giorno, si può fare però tra una bandiera rossa e l'altra, ma no, bandiera rossa per me è congelare tutto e si riparte con le stesse condizioni. Sì. No, è così, alla fine è assurdo pensare al parco chiuso e poi pensare a quello che succede sotto bandiera rossa. Probabilmente quello che mi viene da pensare così di getto è che ci potrebbero essere problemi, cioè i team potrebbero usare la scusa della sicurezza. Cioè, mettiamo per esempio Hamilton, gli ingegneri di Hamilton hanno detto che probabilmente sarebbe dovuto ritirare per il danno che ha avuto al cerchione. Avrebbero potuto dire: per ragioni di sicurezza noi dobbiamo cambiarlo, oppure anche l'ala, che hanno rattoppato l'ala con lo scotch e quel nastro. Per ragioni di sicurezza lo dobbiamo fare, e diciamo che i commissari non possono quantificare in quel momento se veramente è necessario un intervento, però probabilmente il problema sarebbe questo. Per il resto sì, sono d'accordo, cioè non ha senso che tu non lo permetti in un giorno intero e poi lo permetti in 40 minuti.
che la bandiera rossa fosse giusta per forza, perché col tempo che ci hanno messo per riparare la barriera sarebbero stati 40 minuti fermi, cioè come facevano con la safety car, 40 minuti, 20 giri sotto safety car, no. Però per come hanno regolato, sì, non ha senso questa incoerenza fra un regolamento e l'altro, cioè qualifica no, però poi gara sì. Io sono d'accordo con voi per quanto riguarda un po' tutto. Innanzitutto la bandiera rossa, scaturita per sistemare le barriere. È giusto per questioni di sicurezza, perché non vogliamo ricapiti mai un'altra volta ciò che è successo a Suzuka con Gilles Bianchi. Questo mai, perché ancora ci piange il cuore ed è una ferita ancora che penso che rimarrà sempre aperta nel cuore di tutti gli appassionati della Formula 1 e i fan di quel grandissimo pilota. Ad esempio, lì andava anche esposta la bandiera rossa. Per fortuna la Formula 1 raramente ripete più volte lo stesso errore, e da allora le norme di sicurezza per quanto riguarda anche le bandiere esposte sono migliorate. Quindi bandiera rossa assolutamente sì. Non capisco chi si lamenta nel dire la bandiera rossa non andava esposta, invece no ragazzi, va esposta. E come, sono contrario sul fatto che la vettura può essere toccata durante il parco chiuso dovuto dalla bandiera rossa, perché se tu non la puoi toccare durante il weekend non puoi neanche toccarla se per parco chiuso anche durante una bandiera rossa, ha poco senso. Ma è una delle tante regole a senso che gira nel mondo della Formula 1, ce ne sono tantissime. Non stiamo qui a dirle perché faremo praticamente mattina. Ora andiamo a leggere un po' di commenti, Amos. Salutiamo intanto Gabriele Bassi, che è un tuo grande fan. Ci teneva a dirtelo. Ciao Gabriele, lo conosco, sì, mi ricordo il nome. Poi Limo Tiriolo. Okay. Presidente della scuderia Ferrari Club Catanzaro, che tra l'altro settimana scorsa siamo stati a Maranello per premiare l'ingegnere Mauro Forghieri. Ma che bello! Sì. Quindi c'è il fan club Catanzaro, quindi è il fan club ufficiale, diciamo, della Ferrari. Pensa che nel 2020 è stato il quinto più grande al mondo per numero di iscritti in Calabria, da noi in Calabria. Penso un po'. Che io sono calabrese, bella questa cosa. Ah sì, fantastico. E sono nato a Belvedere Marittimo, provincia di Cosenza. Ah, okay. Sì. Conosco bene. Poi Luca ci scrive: ragazzi, una domanda, non siete stufi di tutte queste penalità un po' assurde? Mi riferisco in generale, le penalità vanno date quando la volontarietà sia evidente, cioè oggi ogni minimo contatto la FIA penalizza, gli incidenti, i contatti in F1 ci sono sempre stati. Quello che personalmente mi infastidisce è la cosa che non la guardiamo più la Formula 1 ma la Formula 1 politica. Che ne pensi, Amos? Allora, questo commento secondo me è nato dalle tre penalità che ci sono state in Austria. Quelle sono state veramente bizzarre. Quindi credo che, come ho detto prima, una penalità magari qui poteva essere data, ed è stata data, ma poteva essere ben più grave in realtà, se no non la si dava proprio. E mentre il fatto di accompagnare fuori l'avversario in Austria, a me la penalità data a Norris ha fatto piuttosto ridere, perché altrimenti, mettiamola così, un esempio, Imola, quando Verstappen ha buttato completamente sui dissuasori della prima variante Hamilton, lì doveva essere penalizzato, ma non è successo nulla. Sono abbastanza severi, un po' troppo a volte, non li lasciano correre abbastanza. E quando li lasciano correre, quando diciamo dovrebbero intervenire con una penalità più severa, danno solo 10 secondi, e quindi un pilota può pensare, un Verstappen al ritorno in Ungheria può pensare: io butto fuori Hamilton, tanto becco 10 secondi e quindi vinco comunque la gara, che problema c'è? Esatto. È un commento molto giusto, perché alla fine se io rido, ma in realtà è così. Alla fine lui può benissimo pensarlo, e se viene data una penalità maggiore per volontarietà non puoi capire se è volontario o meno, non puoi intervenire in quel modo, perché come ha detto Masi non intervengono nemmeno sul discorso entità del danno che hai fatto subire all'avversario fisicamente, quindi non potresti andare in quel senso poi. Quindi tu saresti anche d'accordo con ciò che ha detto oggi Helmut Marko, ovvero non punire il pilota in base al tipo di contatto ma all'effetto che ha scaturito il contatto, quindi in base al danno finale? No, io non sono d'accordo in base al... Tu intendi il danno finale della macchina o del pilota? Della macchina. Oddio, ti dirò, in quel caso forse se la ragione viene data
tramite penalità, quindi automaticamente viene data ragione alla Red Bull e non alla Mercedes, forse può intervenire in qualche modo economico una multa, un qualcosa che va a risanare un po' il danno che hanno avuto in Red Bull. Così mi viene da pensare proprio. Sì. Certo. Intanto salutiamo un attimo tutte le persone che si stanno unendo. Ciao Giuseppe Mazzoli, il nostro Dani Vacca che ci scrive Popi Popi, Giuseppe Cassiba, Mattia Accongiacco, perdono il gioco di parole, Giuseppe Mazzoli, Gabriele Bassi che ti risaluta, Alex Boisonno e tante persone che si stanno collegando, Federico Bortoletto, Simone Capriglione, siete tantissimi ragazzi, Francesco Manco, Carmine che ci dice bandiera rossa sì, toccare la macchina pure, ma le penalità dovrebbero essere più congrue. Poi ti prendo una domanda a caso, da Giovanni Napoli. Vi aspettate sul serio una ripicca di Verstappen? Ovviamente senza andare ad ammazzare Hamilton, per me farebbe meglio a concentrarsi al mondiale, così rischia di spostare la lotta nel campo preferito di Lewis e Mercedes. Se è furbo, non lo fa. Se non è furbo, che ancora ce l'ha, ce l'ha addosso, diciamo, la cazzima addosso, forse ti direi... Vi direi onestamente che potrebbe, sicuramente sarà più aggressivo, mi viene a pensare questo, però è stato, non dico, non so, forse un po' ingenuo in questo Gran Premio, perché appunto percentuale di colpa ce l'ha, secondo me, anche secondo Alonso e secondo Leclerc, che non sono i primi arrivati, soprattutto Alonso, che non ho idea del perché dovrebbe stare pro Hamilton, uno come lui, eppure è così. Quindi vi dirò, sarà più aggressivo e ne vedremo delle belle. Questo ha acceso ancora di più un campionato che non dico che si stava affievolendo, no? Però la Red Bull stava andando troppo forte, va forte, estremamente sì. Forte. Quindi i 33 punti di vantaggio, sebbene in passato abbiamo visto più o meno un distacco simile tra Ferrari e Mercedes con Vettel e Hamilton, qua però mi sembrava più indirizzata verso un mondiale Red Bull, sinceramente. E vediamo adesso, è ancora dietro Hamilton, però molto meno. Però di molto pochi punti rispetto alla gara che era in Austria, quella di 2 settimane fa. Quindi si è riacceso un po' gli animi, soprattutto, non ha solo mischiato le carte in tavola, ma ha acceso gli animi. Poi, giusto per ricordare la cazzimma di Verstappen, se ricordi, nel GP di Brasile, il contatto con Esteban Ocon, e poi subito gliel'ha restituito all'ultima gara, che fu quella da Abu Dhabi, al tornantino. Ma infatti, guarda, ti dico, fossimo qualche anno fa, ti direi sì, sicuro che Verstappen gliela ridà, però sai, con la possibilità di andare veramente a vincere un mondiale, magari ci pensa. Dani Vac ci scrive, ho paura di vederli a Rouge appaiati, Will sei un bollito per pochi. Will Smith è il mio personaggio, esatto. Il personaggio per me è 40 anni, giusto così, ha ragione. Poi Francesco ci fa una domanda sull'Ungheria, risponderemo poi nello slot più tardi, quindi Francesco rimani con noi. Abbiamo risposto a Roberto. Secondo te Verstappen può vincere la gara in Ungheria? Dice me? Faccio io? Sì? Rispondo io? Sì, si può. È hamburger? In che senso? Hamburger, volevo. Per ogni caso, sì, è diventato prosciutto. Hamburger nel frattempo. Lui che è vegano è super. Secondo me sì, può vincere il Gran Premio in Ungheria, ma è sempre stato una fortezza Mercedes, ma anche la Francia lo era. Vediamo. Chi vivrà vedrà, come si suol dire. Ora, dopo il boom iniziale di contatti e messaggi, ritorniamo a noi, riprendiamo un attimo l'ordine e parliamo un po' della grande novità di questo weekend ormai passato, che è la Sprint Qualifying. Quindi io inizierei un attimo da Vincenzo per capire se lui la boccia e poi sentiamo il parere di Chiara e di Amos. Ok, allora io penso che bocciarla in toto non si può, per quello che abbiamo visto, però ci sono tante cose che non mi hanno convinto che ci possono stare, cioè la prima volta che si prova e quindi ci sta che ci sia qualcosa che non va bene. Quello che mi viene da dire è che non puoi fare una qualifica il venerdì in cui poi dopo c'è una sessione di prove libere col parco chiuso, perché tu così mi bruci un'ora, cioè tu già mi togli
un'ora di prova libera, mezz'ora FP1, mezz'ora FP2. Poi mi fai una prova libera col parco chiuso, così mi costringi team a provare una macchina che già non puoi modificare, non lo so. Questa cosa non mi ha convinto tanto. Avrei preferito, sinceramente, fare una qualifica sabato mattina, poi una sessione di FP1, FP2 da un'ora il venerdì a questo punto. Non cambiava tanto, cioè gli orari quelli erano, facevi così, anche perché questo weekend con gli orari non si è capito niente, nel senso che la qualifica è stata fatta dalle 7 alle 8, poi la gara alle 4, quindi se mi fai la qualifica la mattina non ti cambia, cioè alla fine quello è. A livello di spettacolo c'è stato, cioè la lotta davanti non c'è stata perché Verstappen ne aveva di più in quei 17 giri, però dietro sì, non sono cambiate tante le posizioni, un po' fra il nono, decimo, undicesimo, la lotta con Sainz, Russell, quel gruppo lì c'è stata lotta. Però non mi viene da dire di bocciarla, perché alla fine non è stata male. Quello che cambierei è quello, cioè non mettere la qualifica nelle prove libere e magari trovare un modo più interessante, mettere più punti, anche se poi mettere più punti si arriva a fare una sprint race, che è quello che voleva fare la federazione e i team non hanno permesso, giustamente. Quindi non lo so, non c'è tanto margine di gestione. Non la boccerei, però dovrebbero inventarsi qualcosa che al momento non saprei nemmeno, in realtà. Sì, in realtà anch'io penso che bocciarla del tutto alla fine, vabbè, non ha fatto un grandissimo danno alla noia, diciamo così. Io, vabbè, poi sono vecchio stampo, quindi la novità del genere mi manda sempre un po' in crisi. Tachicardia. Sì, soprattutto poi le qualifiche le fai alle 7 di sera, cioè, capito, sono quelle del venerdì. A livello di spettacolo poi appunto è stato molto bello, c'era anche tanta gente, forse troppa, però hai tenuto impegnato il pubblico per 3 giorni fondamentalmente, se quello è l'obiettivo che hanno, in questo modo ce la fanno. Migliorare si può sicuramente, probabilmente l'unico modo è appunto quello che dice Vincenzo, arrivare a fare le 2 gare, una veloce e una no, come fanno in Formula 2, cosa che a me non fa sinceramente impazzire. Un'altra cosa che non sopporto è la pole position assegnata a chi vince la mini gara. Quella è secondo me una cosa che non va bene, perché il giro veloce del pilota è una cosa a cui loro in primis tengono, perché ci tengono, fanno lo sforzo, un giro veloce. Poi un giro come quello che ha fatto Hamilton venerdì, di pochissimo davanti a Verstappen, capito che è uno sforzo da premiare, con il riconoscimento giusto che può avere la pole position, sia a livello di statistica che proprio come gioia personale del pilota. Verstappen non ha esultato allo stesso modo in cui avrebbe esultato per una qualifica normale alla fine della sprint qualifying. Amos, tu cosa ne pensi invece di questo nuovo format? Sono d'accordo in realtà con Vincenzo per il punto del parco chiuso, con Chiara per il punto del vecchio stampo. Io una cosa che proprio ho odiato è stato vedere la pole di Hamilton, non pole, una qualifica bellissima, perché venivano da un'ora di pratica e quindi chi si adattava meglio alla vettura faceva la differenza. Leclerc ha fatto una grande differenza, questo si è notato, stava facendo con un ultimo giro incredibile Hamilton, Verstappen contro Perez sempre il solito, insomma stava venendo fuori una bella qualifica ed è venuta fuori, però poi alla fine mi vai a dare le statistiche a Verstappen che vince la Spring Qualifying, perché se le mettiamo così, io ancora sto aspettando il video della pole lap da 25 minuti di Verstappen, ancora su YouTube non c'è il pole lap di 17 giri di Verstappen, non c'è, e quindi questa cosa qua davvero mi ha dato molto fastidio. Poi molti mi hanno scritto: ma Amos, perché non fanno griglia invertita? Sarebbe come avere una sprint race. Quindi io ho pensato: diamo 3 punti ai primi 3, perché è naturale che ai primi 3 devi dar punti, anche se sai che vengono assegnati sempre ai soliti 3. Qua mettiamo, c'è l'incognita Norris, ma magari in una gara completa c'è l'incognita Norris, mettiamola così. Sì. Magari possiamo dare 3, 2 e 1 punto anche ai migliori che guadagnano posizioni, a chi guadagna più posizioni, ma poi mi viene da pensare che team come l'Alfa Romeo, come l'Alpine partono apposta ultimi per guadagnare più posizioni, magari per guadagnare 7 posizioni.
ci sarebbe un po' più di competitività, ma anche un po' più di strategia, che non fa mai male, però strategia così fa un po' ridere. Quindi non, io vi dirò, non è che la boccio questo tentativo qui con queste specifiche, ma sono pro quali sprint, anche perché per loro è stato un successo, dunque si farà. Vedremo poi come sarà sia a Monza, perché la prossima ci toccherà noi in Italia, con lo centesimo GP che Monza compie il centesimo anniversario, quindi sarà grande festa, speriamo anche di avere il pubblico sugli spalti. Penso che sarà così, visto il precedente round del WEC, quello di settimana scorsa, che ha avuto sì 1000 spettatori, sì, però è già qualcosa, quindi sì. Si spera bene per il round di Formula 1 a Monza. La prossima poi toccherà, la terza e ultima, toccherà in Brasile, se si dovesse disputare il round sudamericano, oppure sarà da confermare per un altro GP. Forse si ipotizzava il Texas, quindi ad Austin. Ora andiamo un po' a vedere cosa ne pensano i nostri lettori di questo nuovo format, perché Gabriele ci scrive: per me una sprint race potrebbe anche starci, infatti lui parla di sprint race e non di sprint qualifying, ed è, poi mi allaccio anch'io a questo discorso, anche se sabato non mi sono molto entusiasmato, ma la qualifica deve rimanere con il solito format Q1, Q2 e Q3. Gabriele dice giusto, perché parla di sprint race e non di sprint qualifying, perché all'inizio la FIA aveva in mente di fare una sprint race, tutti i team hanno detto no, che facciamo sta sprint race, allora la FIA ha detto vabbè, io ho questo capriccio, te la chiamo sprint qualifying, te la sostituisco alla qualifica e tu la devi fare per forza, vuoi o non vuoi, io prima te l'avevo chiesto con le buone, non hai voluto, te la sostituisco col nome, però alla fine è sempre una sprint race, ed è giusto chiamarla sprint race, perché noi a livello giornalistico abbiamo avuto problemi, Amos, perché c'è chi la chiama sprint qualifying, noi siamo rimasti sempre sullo sprint qualifying, però molti dicevano gara sprint race, quindi c'era un po' di confusione generale. Confusione sugli orari, confusione sul nome. Ma addirittura c'era chi la chiamava sprint qualifying race, nel dubbio mettevi tutto insieme. Addirittura Carmine Cici fare un format come la Formula 2, fare un'inversione di partenza per i primi 8. Anche questa potrebbe essere un'idea, però andrebbe un po' a snaturare la Formula 1. La mettono molto, non Carmine, ma la mettono molto sul discorso sicurezza lì ai piani alti. Far partire decimo nono Verstappen e Hamilton e far partire primo un Alonso, ipoteticamente, potrebbe essere poco sicuro per la Formula 1. Secondo me più che sicurezza, perché penso che Hamilton e Verstappen riuscirebbero a superare i piloti davanti, magari non tutti, non con facilità, ma grazie all'undercut, ecco, mettiamola così, o l'overcut, è proprio un discorso di snaturare la Formula 1, non è fatta così. Se andiamo su questo cammino, è brutto pensarla. È brutto pensarla così la Formula 1, sinceramente. Vero. Antonio Truppo ci scrive: il sabato si potrebbe fare Q1, Q2 e Q3 e subito sprint e lasciare le prime due prove il venerdì. Che ne pensate? Chiara? Potrebbe essere un'idea, ripeto, cioè il format di questo weekend per quello che ha dato non andava bene per tutto quanto, se non appunto per il pubblico che è stato contento per 3 giorni di fila. Poi magari a Monza provano in un altro modo, funziona di più e lo mantengono, magari a Monza provano in un altro modo, funziona anche peggio e la tolgono. Come la sedia bollente, com'è che si chiamava? La qualifica della sedia bollente, sedia rovente, non ho capito, non mi ricordo. Quella delle qualifiche che ogni tot minuti uno andava via. Ah sì, quella del 2016, sì. È stata due gare sole e quell'anno nella quali sprint si potrebbe, una quali race si potrebbe fare ogni giro viene eliminato uno come nei videogiochi. Cioè, è bello, eh? Vabbè, sì, ci sta. In qualche minigioco sicuramente mette un po' più di pathos, sì, un po' più di pathos. Quello è vero, ma è strano vedere rallentare alla fine di un giro un pilota, no, non ce la vedo proprio. Non mi ricordo a quale minigioco di, non ricordo quale gioco di corsa c'era una roba simile, che c'era più piloti, però non mi ricordo quale. Gran Turismo forse è una modalità, non lo so. Sì, una modalità di Gran Turismo, sì, era una roba simile.
Gabriele Bassi ci dice shout out qualifying. Salutiamo Riccardo Gambini, il nostro grande Riccardo, Giacomo Lago. Rosanna Cice, la pole deve essere assegnata a chi fa il giro secco, diversamente si perde il crescendo di tensione tipico delle qualifiche, è vero, è una cosa verissima. Io ad esempio questo sabato ho fatto il vaccino il venerdì, però poi ho avuto i sintomi il giorno dopo, l'ho vista indifferita, allettato, non capivo nulla, ero un po' annebbiato mentre vedevo questa sorta di sprint qualifying, sprint race, chiamiamola come cavolo vogliamo. Ma è stata particolare perché all'inizio era carina, però poi si è rivelata avere lo stesso andazzo di una gara, solo che anziché avere 52 giri ne aveva 17, perché alla fine non puoi sperare, perché Amos, secondo me il problema di questa sprint qualifying, che potrebbe avere anche un certo successo in futuro, ma fin quando non si andrà a ridurre il gap e fare un campionato stile Formula E che ha tutte le vetture molto vicine nei distacchi, non potrei mai fare una roba simile. Tipo, nella Formula E non riesci mai a prevedere chi sarà il vincitore, a differenza della Formula 1 che con questi distacchi, con queste vetture, ormai sai l'andazzo che può avere una gara, a parte qualche... Ma infatti era uno dei punti che ho detto in un video. Tu sai bene, ma tu sai già le performance delle vetture, quindi sai già anche che i piloti non prenderanno nemmeno rischi, perché se metti che un pilota più veloce sa di avere la macchina più veloce e dietro qualcuno perché fa una partenza migliore, sai che hai 52 giri di gara per superarlo poi il giorno dopo, e in quella qualifica sprint ti piazzi dietro e aspetti senza rischiare, senza fare incidenti, altrimenti parti dietro. Sono assolutamente d'accordo. Poi è vero che nel 2022 si arriverà ad avere un disturbo aerodinamico veramente inferiore quando si è dietro, questo dovrebbe anche livellare di più le vetture perché ci sono pezzi standard, come sappiamo è, sì. però anche questo, le vetture non sono nemmeno bruttissime esteticamente, ti dirò, ecco, mettiamola così, però ti dico, arrivare alla Formula E, ecco, quello mi darebbe noia, perché la Formula E è lenta, è lentissima, sì. dovrebbe essere la massima espressione delle ruote scoperte, la Formula 1, così facendo, se andiamo a standardizzare la roba, andiamo a rendere le vetture 150 kg più pesanti, come succede l'anno prossimo, mamma mia, ma facciamo mangiare questi piloti intanto, perché Russell vederlo mingerlino fa male. Mi spero che almeno di questi 150 kg, 10 kg se li può prendere Russell, se li possa prendere anche con. A questa vorrei far rispondere prima Vincenzo e sentire poi il parere di Amos. Samuel Bianchi ci scrive: vorrei chiedervi cosa ne pensate della sprint dal punto di vista logico per i team. In una Formula 1 dove il budget cap è sempre più una costante importante, per i team non è un rischio eccessivo doversi fare una garetta così? Guardiamo Perez, avesse preso il muro il sabato, la Red Bull si sarebbe ritrovata con due macchine distrutte. Sì, alla fine è un po' quello che abbiamo detto già nell'ultimo paddock GP dell'Austria con Dalmonte. Il problema è che non puoi prevedere quello che succede. Cioè, pure parlando prima dell'incidente fra Verstappen e Hamilton, quello che mi veniva da dire era: tutto al più quello che puoi fare è non include nel budget cap i danni dell'incidente se questo incidente è causato da un'altra vettura. Cioè, metti che c'è un incidente, dai la penalità a un altro pilota, magari quei soldi non li include nel budget cap, però come fai? Cioè, non puoi sapere nella sprint race quello che succede. Prendendo l'esempio di Perez ha avuto molta fortuna, è stato bravo a controllarla, però ha avuto molta fortuna di non prendere il muro. Se avesse preso il muro, avesse rotto anche solo un braccetto, un qualcosa che avrebbe poi dovuto costringere, come ha fatto alla fine, a partire dalla pit lane e comunque riparare l'auto, quelli sono soldi che comunque contano. Cioè, poi vedendo la lotta che c'è fra Red Bull e Mercedes, per quanto Perez non conti quanto Verstappen, comunque contano i punti del secondo pilota. Cioè, l'abbiamo visto in questa gara, Bottas con i punti che ha fatto comunque rispetto a Perez che ha preso uno zero ha aiutato la Mercedes a arrivare lì con la Red Bull. Certo. Prima di questa gara erano 50 però punti, hanno fregato un punto a Hamilton, capito? infatti perciò io quello che dico è E quello che dico è questo, cioè non puoi considerare queste cose, perché poi il team è una cosa che ci pensa. Cioè, la Red Bull è stata intelligente a far ritirare Perez, farlo partire dalla pit lane, per quanto poi Perez è stato anonimo, cioè non riusciva a superare nemmeno Russell a un certo punto, è una cosa che conta, non si può non considerare questa cosa. Amos, tu cosa ne pensi del commento, della domanda del nostro Samuel Bianchi?
Allora, Samuel, sì, intanto lo saluto perché è un bravissimo ragazzo, Samuel Bianchi. Sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Vincenzo. Voglio dire, è veramente contro... Una logica strana hanno lì sopra, perché è completamente controproducente una cosa del genere. Ed è per questo che ho detto prima, perché devi rischiare un incidente. Anche per un discorso di soldi. Se adesso Red Bull si sta lamentando del milione di danno, forse più o poco meno, che hanno con la gara vera, ok? Però anche in passato Mercedes si è lamentata per via dell'incidente di Imola tra Bottas e Russell. E quello che ci sta, perché però sono gare vere, ma se dovesse succedere... nelle qualifiche sprint, quelle che assegnano la griglia di partenza, ma com'è possibile che in qualifica ci siano degli incidenti? È una qualifica, non sì. Capisco. Quindi lì devono metterci soldi loro, mano loro a portafoglio. La vedo dura, Esatto, anche perché i danni ripararli costa parecchio, che tu sia un asso, sei una Red Bull, una Mercedes, costano davvero tanto. Livio ti dice, Amos, che il punto che gli hanno rubato sarà importante a fine stagione, su un mondiale, quest'anno che si gioca davvero sui singoli punti sarà tosta, magari chissà si ribalterà la situazione. Sono d'accordo, no, ogni punto è fondamentale, giusto. Sono rimasto un po' stranito dal fatto che per un team... è il campionato costruttori che conta di più, e Perez fino a prova contraria era nono, poteva puntare all'ottavo posto, quindi 2 punti anziché 0 erano magari meglio, 4 punti anziché 0 erano magari meglio, dico solo esatto. Questo, a meno che non venisse penalizzato, sarebbe stato penalizzato magari per il contatto con Raikkonen, dove non hanno preso nota e non so perché era da penalizzare quel contatto. Sì, certo. Va bene, quello era veramente, veramente brutto. Però dico, ok, hai rubato un punto ad Hamilton, ne hai persi per i costruttori, quindi è logico pensare che il Red Bull sta lottando per far vincere Verstappen, come è sempre successo nella storia di Red Bull, che da quando c'è Verstappen esiste solo lui, non esiste nessun altro pilota. Certo, e non esiste un team, una squadra, evidentemente. È giusto. C'è una doppia domanda da Salvatore Carola che dice: uno, tuo personale, Amos, è il tuo vero nome? Penso che tu te lo sia sentito dire tante volte. No, ma Salvatore è un altro ragazzo che mi conosce. Questo è purtroppo un meme che da anni viaggia. Okay. Sì, è il mio vero nome e attualmente anche il cognome, mi chiamo Amos. E poi ci chiede sempre: Mercedes con la vittoria di Lewis psicologicamente può essere un punto a sfavore di Max? Per me difficilmente, ragazzi, Max è uno che si fa condizionare psicologicamente. Uno come Max ne nasce non lo so, è speciale è molto, è solo Max, insomma, di Max ce n'è solo uno secondo me. Sì, è particolare perché sta d'accordo. Totalmente d'accordo. È stato plasmato completamente dal padre. Cioè, il padre voleva quel prototipo, cioè parlo proprio quasi di robot, quel prototipo di figlio lì l'ha cresciuto, perché ha detto: dove non sono arrivato io, devi arrivare tu. Quindi tanto ha fatto fin quando non è arrivato in Formula 1, ce l'ha messo dentro e ora sta dando i frutti. Ed è davvero fenomenale. Poi basta vedere, poi con Max non funzionano neanche i trucchetti psicologici che è solito usare Lewis Hamilton, che è un personaggio anche lui. Cioè, basti vedere quando ha fatto la qualifica il venerdì, quando ha ottenuto la pole position, cosa ha fatto? Giustamente era a Silverstone, in Gran Bretagna, a casa sua, quindi ci sta anche quel tipo di festeggiamento, però il modo in cui ha festeggiato, abbracciando, brandendo quel trofeo, quella coppa, come se fosse, come quasi se avesse vinto il titolo mondiale, l'ottavo, ha festeggiato così profondamente, forse anche un po' scena, perché lui è molto attore, lui è molto divo di Hollywood, è un personaggio, è carismatico e particolare rispetto agli altri piloti della Formula 1, però secondo me ad altri piloti può intaccare, i suoi giochetti psicologici possono intaccare qualcosina, però Max secondo me è un muro, cioè tu ci provi e respinge e ti arriva contro. Per questo, come dice Amos, Max è Max, punto. Non ci sono altre parole per definirlo. Samuel infatti ci dice: condivido che Max si lascia influenzare poco, però d'altro lato, per conto suo si mette pressione da solo. Ho questa sensazione, la sua voglia di vincere lo porta a darsi da solo grattacapi.
Invece, Luca, io credo che Verstappen non tema Hamilton, ma teme la risalita della Mercedes, perché alla fine si trova un 2 contro 1. Ora però cambiamo tema, abbiamo parlato di sprint qualifying, dell'incidente tra Max e Lewis, e io ora volevo introdurre l'argomento Ferrari da sogno, perché ho avuto un Carlos Sainz che prima del problema al pit stop era quinto, magari poteva anche arrivare a lottare con Norris, perché anche lui ha avuto un problema durante il pit stop, quindi magari si potevano giocare anche la quarta piazza, però lo spagnolo ha avuto un problema che gli ha fatto tardare l'uscita ai pit stop per il problema alla pistola dei pneumatici, e invece Charles Leclerc dalla seconda partenza della gara, quindi dal primo giro al 50esimo, è stato in prima posizione su una Ferrari praticamente che io l'ho definita non più un cavallino rampante quest'anno, ma un cavallino matto, perché non si capisce che vuole fare, cioè degli alti e bassi. Bahrain parte in un determinato modo, poi va a salire, arriva al Paul Ricard, buio totale, si va giù, poi in Austria si cerca di rimontare, si fa bene a Silverstone, che doveva essere, non dico un copia e incolla del Paul Ricard dell'appuntamento francese, ma è stata una gara fenomenale, che a stento quasi si andava a riprendere la vittoria acquisita nel 51, quindi una gara molto particolare. Quindi Amos, io volevo sapere cosa ne pensi della gara dei due ferraristi della squadra dei Carli. Carlo 1, cioè quello monegasco, ha fatto sognare, dai, diciamolo pure apertamente, ci ha fatto sognare, e ogni santa volta che c'è una Ferrari in testa negli ultimi anni c'è sempre un mezzo infarto che ne segue, perché alla fine consideriamo quando aprono il team radio e hai sempre paura che possa dire qualcosa di sbagliato, sì, di brutto, ed effettivamente Charles Leclerc ha detto il motore ha problemi. Bene, ottimo, molto bene. Fortunatamente non ha perso molto da quel punto di vista, qualche decimo, e poi tutto si è sistemato, l'ingegnere di pista era molto tranquillo, però c'è sempre lì da sudare. Ricordo anche Ungheria 2017, il volante storto di Vettel e Raikkonen che fa da scudiero con Hamilton rapace di mamma mia, ragazzi, è veramente una quant'ansia. È difficile essere ferraristi, è difficile. Diciamo che ci sono dei momenti in cui preferiresti non guardare questo sport. Esatto. No, allora, scherzi a parte, Charles ha fatto una gara clamorosa, e da un punto di vista dello sport forse meritava di vincere, perché è sempre lì. E qualcosa lì, quest'anno è stato anche sfortunato, a volte le sfortune se ne un po' create, ok, però meritava già un podio innanzitutto quest'anno Imola, sì. Qua meritava sicuramente di più, però ha fatto una gara clamorosa, e chi gli dà contro per non essersi difeso contro Hamilton, si vede che segue la Formula 1 da molto poco, perché non so quante curve ci avrebbe messo altrimenti Hamilton a passarlo, sì. E anzi è già tanto che è arrivato fino al 50esimo giro. D'altra parte Carlos sfortunato per il pit stop lungo, ma anche per una qualifica, l'anno è stato molto sfortunato, una qualifica che l'ha visto un po' in difficoltà, è molto più da gara lui, e il passo che ha è sicuramente fantastico, è veramente veloce, lui, abbiamo un bel team, cioè Ferrari ha un bellissimo team, e devono... stanno lavorando veramente in maniera durissima per il 2022 e gli anni a seguire, quindi io di loro due ho veramente tantissima fiducia, e penso che potranno far diventare questo cavallino matto nel cavallino rampante che conosciamo. Speriamo il più presto. Prima volevo leggere un attimo un commento di Simone Cesario, che è un mio carissimo amico, ex compagno di scuola, tra l'altro, che dice: ciao Amos, la reazione di Verstappen al contatto con Hamilton mi ha ricordato il tuo disappunto quando hai disputato la tua ultima gara con le Predators. Allora, lì lo spazio c'era e il tizio all'interno ha perso il controllo del mezzo. Quindi diciamola così. E lui mi ha chiesto scusa dicendomi che mi voleva dare i soldi per riparare il danno, e poi dopo 10 minuti ha visto l'entità del danno, ha detto no, sono troppi soldi, non voglio darti le donazioni. E allora lì il tasso ne cambia. Chiara, questa Ferrari come la commentiamo? Come la concretizziamo in soldoni a Silverstone? Che bello. Ma infatti, guarda, io temo un po',
in Ungheria, perché a Silverstone Binotto ha detto faremo fatica, per l'Ungheria ha detto esattamente il contrario, quindi un po' temo a questo punto l'Ungheria. No, ieri, l'altro ieri, perdonatemi, che bella gara. Cioè, Leclerc ha dimostrato finalmente una bellissima maturità, anche solo all'inizio, vabbè, la partenza, Bottas l'ha salutato con la manina, e va bene. E poi anche per quella maturità e nell'aspettare, perché aveva capito che davanti erano parecchio agitati, perché a un certo punto si è visto che si è parecchio avvicinato, perché Verstappen e Hamilton si davano battaglia, quindi giustamente quando due si danno battaglia un po' di terreno lo perdono da chi sta dietro. Però secondo me lui proprio a un certo punto ha capito che forse sarebbe stato meglio aspettare il momento giusto per provare a sorpassare. Poi è arrivato nel momento in cui Verstappen è andato a muro, però poi ha condotto una gara stupenda, anche nel momento in cui c'è stato quel team radio in cui lui ha detto c'è il motore che ha un problema, e tutti Madonna quanti mia. Da casa hanno detto ecco, così. Era troppo bello per essere vero. Vero, ho detto così, ho detto vabbè, ok, ho capito. Però sia da parte sua che da parte poi del team, quindi del suo ingegnere, c'è stata una gestione tranquillissima. Cioè lui era primo in testa a un gran premio con dietro Lewis Hamilton, quindi non proprio dietro chissà chi, cioè nessuno, cioè c'era dietro Lewis Hamilton, e lui è riuscito a fare tutto quello che il suo ingegnere bravissimo, con tutta la tranquillità del mondo, gli ha detto di fare, e portare, cioè stare in testa poi alla fine fino al 50° giro. Con le hard è andato meglio, andava meglio la Mercedes, come ho detto anche nelle... andava sì, infatti quando ho cominciato a girare ho detto arriva, deve arrivare, così. Poi sono d'accordo con te, Amos, quando dici la pista la meritava, per la pista la meritava più Leclerc ieri, di cuore la gara doveva essere sua. Certo. Salutiamo Fabio Igliano, che viene da Twitch, per fare una domanda ad Amos. Monaco 2017, Ferrari vince a Monaco, Ungheria 2017 vince, quest'anno forte a Monaco, quasi vittoria, Ungheria si può sperare di vincere o è troppo? La gara tra quando è? Domenica questa o la prossima? Tra due settimane. No. A posto, aspettiamo, non dico nulla. Aspettiamo. Non mi fido, guarda, non mi fido proprio di nulla, perché è difficile pensare a quello che potrebbe succedere, perché gli occhi secondo me non saranno concentrati prima di tutto sulla Ferrari, ma su Verstappen e Hamilton, che incredibilmente e che coincidenza metteranno al giovedì insieme. In conferenza stampa, ma certo. E altro che domande e risposta dei bambini, che è una cosa bellissima. Se un bambino dovesse chiedere cosa ne pensi del contatto, è finita, finisce, via. Anche perché Hamilton ha detto che vuole riconciliarsi a Max Verstappen, e continuare a battagliare per rispetto. Pista. Ma in pista sì. Sicuramente si riconciliano, glielo fa Max adesso il... Sì, ora vediamo, ora aspettiamo come si riconciliano. Carmine, parlando sempre di Ungheria, ci dice: quest'anno mi fido di Binotto, che ha detto in Ungheria andremo bene. Io ci credo, e voi, Vincenzo, tu ci credi a questo buon risultato? Io cerco sempre di, come Amos, di non dire niente riguardo il risultato finale, però uno ci spera, più di questo non puoi fare. Sicuramente per la pista, per quanto sia differente da Monaco, ci puoi sperare, però poi vedi Baku tu dici, vabbè, a Monaco non c'era nessun rettilineo e siamo andati bene, a Baku non andiamo neanche in Q3 e poi fai la pole, non lo so, non si può sapere, si può solo sperare, ci sarà sicuramente una bella gara, io mi aspetto una Ferrari in forma, almeno come Silverstone, non dico anche a livello di passo, però in qualifica mi aspetto un Leclerc lì, almeno avanti la McLaren, diciamo così, di più ben venga. Gabri ci dice che metteranno del plexiglass fra Verstappen ed Hamilton, non per pericolo di contagio, ma per evitare che si menino. E non basta il plexiglass. Poi Amos Francesco ci dice che, io dico una cosa, Leclerc è diventato forte solo grazie ad Amos, aiutandolo nel sim driving nella quarantena, ed è inutile che sorridi perché è così. Cosa ci nasconde? Io credo che Charles abbia avuto... No, non è vero. Sto provando a dire una cagata. No,
Charles, posso dirti che ha fatto la stessa identica cosa a Baku nel virtuale. Sì, lo so. No, è bello, no, ma continuiamo a fare, però la grandissima mentalità che ha Charles, che lo si sente in pista, perché vuole dar tutto, si autocritica, è la stessa identica cosa anche nel virtuale. Questa è una cosa bellissima che dirò sempre. Io voglio farti due domande, poi penso te ne farà una, Vincenzo, sul simulatore Ferrari, un po' cosa ne pensi tu. Sì, così poi scappo, che mi sa che devo, perché sennò dopo c'è la vecchietta di sotto che mi dà fastidio se io vado oltre una determinata ora a guidare. Ok. Lascia stare la norma. Perfetto. È giusto, sì, così poi chiudiamo anche la puntata. È fan di Verstappen, perché non mi piace quando faccio il tifo. Dimmi. Innanzitutto tu, perché li avrei sicuramente conosciuti, che tipi sono nella realtà Charles e Carlos? E poi volevo chiederti quanto aiuta effettivamente ora, in questo periodo storico moderno, il simulatore di guida, anche quello che abbiamo a casa, a un pilota, perché loro avranno sicuramente i simulatori più all'avanguardia rispetto ai nostri, poi al rapporto, quindi che so, una pausa estiva, che stanno fermi un mese, o comunque il periodo invernale, che stanno fermi tanto, quanto può aiutare anche la classica partita del simulatore poi approcciarsi alla gara reale, quel tenersi costantemente in gioco, in forma? Sono dei giocherelloni Carlos e Charles, devo essere sincero, sono super simpatici da vedere fuori dalla pista. Charles è un ragazzo d'oro, come ho detto, molto autocritico e ti ascolta, soprattutto ti ascolta tanto. Con Carlos non ho avuto molto modo di provare, perché quando ci sono state le prime gare virtuali all'inizio di quest'anno, è naturale, essendo all'inizio le prime esperienze di un team, non vai a pensare al virtuale, che è comunque una delle ultime cose arrivate, quindi non sei concentrato molto. Però quando ho avuto l'occasione di parlarci, è bravo, anche lui mi piace. Per quanto riguarda invece il discorso simulatore, adesso io credo che quando avranno le due settimane di buco, due o tre settimane di buco, sicuramente si concederanno anche una vacanza. Dopodiché credo che vedo ragazzi molto, molto sul pezzo, come anche altri, sicuramente degli altri team. Quindi il simulatore da casa hanno qualcosa di più sofisticato rispetto alla media, ma comunque non è niente rispetto al simulatore che hanno avuto e che funziona dal prossimo anno, diciamo. Vincenzo, tu, ultima domanda e poi andiamo in chiusura con i saluti. Domanda sul simulatore, nuovo simulatore Ferrari per Amos. Allora, abbiamo visto come col simulatore che adesso a settembre debutterà a Maranello c'è una novità assoluta in Formula 1, nel senso che eravamo abituati al ragno gigantesco che hanno i team di Formula 1, quella struttura tutta fatta in alluminio che, diciamo, tiene sospesa la scocca del simulatore, mentre questo qui sarà molto più leggero, molto più pratico anche, se vogliamo, e dovrebbe essere ancora più realistico a livello di feedback, addirittura sulla tuta del pilota come feedback. E quello che ti chiedo è quanto è importante in questa Formula 1, in cui praticamente non ci sono più test privati, avere un simulatore migliore degli altri che possa permettere di lavorare di più su una macchina che stai sviluppando anno dopo anno e gara dopo gara, senza sapere come in pista come sarà prima di entrare in prove libere nella gara successiva? Fondamentale. Si è notato con Hamilton qui a Silverstone. Hamilton ha detto che è andato sul simulatore, ha aggiustato le ultime cose e sulla macchina hanno riproposto praticamente le stesse cose e il feeling era uguale, identico. È importantissimo. Più si andrà avanti, meno avremo test, meno vedremo purtroppo la realtà in pista, vedremo più il virtuale. Questo è, vabbè, per chi è vecchia guardia, anche su 25 anni, perché vecchia guardia come me ci lavora nell'e-sport, ma comunque preferisce sicuramente più il reale. Il sogno è sempre quello di correre nel reale, insomma, fino a piccolino. E ti dirò, è comunque fondamentale, quindi credo che l'investimento che ha fatto Ferrari è qualcosa che faranno anche gli altri team, ma se ci è arrivata prima Ferrari è un bene, è ottimo, essere primi in qualcosa è sempre positivo. Sì, sì. Quindi vediamo adesso quanto frutterà in futuro, però è incredibilmente, cioè, veramente qualcosa di
molto 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 importante trovare il feeling perfetto al simulatore, perché nella realtà il tempo scarseggerà. Certo, certo. Amos, siamo in dirittura d'arrivo. Ti ringrazio tantissimo per... poi noi ci salutiamo per bene, anche se velocissimamente dietro le quinte. Ti ringrazio per essere stato nostro ospite, ringrazio Chiara. Grazie a voi, grazie Amos. Ringrazio Vincenzo. Grazie a voi. Io vi ricordo a tutti voi, che ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito e commentato in tantissimi, come sempre, questa volta ancora di più grazie al nostro super ospite Amos Laurito, che ringrazierò infinitamente per tanto tanto tempo. Io vi ricordo di seguirci sui nostri profili Facebook, YouTube, Instagram e Spotify digitando rossomotori.it, sul nostro sito internet www.rossomotori.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie inerenti al mondo del motorsport sport in generale a due e a quattro ruote, e domani troverete scaricata su YouTube la puntata di questa sera e anche in formato podcast, se magari volete ascoltarlo in macchina mentre fate attività fisica o magari mentre fate una bella passeggiata al parco, la troverete anche in formato Spotify con qualche aggiunta audio in più, qualche chicca particolare. Da Raffaello Caruso è tutto, io vi ringrazio, ci vediamo fra due settimane per commentare assieme il GP di Ungheria. Ciao ragazzi! Ciao!